Salve a tutti, sono Angela della Beable. Oggi insieme vedremo come effettuare il deploy di una macchina Proxmox. Proxmox è una distribuzione di virtualizzazione che offre la possibilità di amministrare i server virtuali utilizzando le tecnologie OpenWZ e Linux KVM. Accediamo a Proxmox digitando nella barra degli indirizzi di un qualsiasi browser https://indirizzo IP proxmox:.8006 e loghiamoci con le credenziali di autenticazione di root precedentemente definite durante l'installazione di Proxmox. Posizioniamoci in Data Center Storage e aggiungiamo una nuova directory. Questa directory sarà presente all'interno dello storage principale local ed è un'operazione indispensabile affinché possiamo effettuare il restore del backup di una virtual appliance. Definiamo quindi l'ID come backup e la directory come var lib vz backup, dove var lib vz è la directory base di Proxmox. Definiamo come contenuto backup e come nodo principale Proxmox. Questa directory deve essere abilitata e condivisa. Infine andiamo a definire il numero massimo di backup a 5. Clicchiamo quindi su Aggiungi e visualizziamo la nuova directory appena creata. Accediamo a WinSCP e colleghiamoci al server Proxmox. Quindi inseriamo l'indirizzo IP in corrispondenza di nome server e il nome utente e la password di root. Quindi clicchiamo su Accedi. A questo punto posizioniamoci nella directory precedentemente definita, quindi var lib vz backup e nella sottocartella dump. Andiamo qui a copiare i file del backup della virtual appliance, quindi sia backup intergz che il file log. Accediamo nuovamente a Proxmox nello storage backup, quindi in contenuto selezioniamo il backup appena trasferito e clicchiamo su ripristina. Definiamo come storage local, quindi lo storage dove deve essere salvata la macchina, ed assicuriamoci che il VMID sia corretto, quindi clicchiamo su ripristina e attendiamo il termine. Al termine dell'operazione di ripristino, chiudiamo la finestra di log e assicuriamoci che la macchina si avvii correttamente. Continuate a seguirci sul nostro canale YouTube per restare sempre aggiornati.